colonne dorate fuori dall'Arezzo Fiere e Congressi, una scritta color oro su fondo nero che vedete alle mie spalle. Insomma, è tutto pronto per l'edizione 2014 di Oro Arezzo, il Salone Internazionale dell'Oreficeria, uno dei più importanti a livello internazionale. Come vedete appunto alle mie spalle è anche già tutto pronto il parcheggio, completamente ristrutturato come era stato insomma promesso dai vertici di Arezzo Fiere e Congressi, così è stato fatto, è già pronta anche tutta la segnaletica, ma insomma del resto mancano davvero pochissimi giorni al taglio del nastro. Sarà un'edizione importante sotto tanti punti di vista, primo fra tutti il record di operatori, sono oltre 500 coloro che parteciperanno al taglio del nastro alle ore 11 di sabato 5 aprile. È atteso il ministro per le riforme, i rapporti con il Parlamento, l'aretina Maria Elena Boschi, quindi insomma anche questo un gesto importante nei confronti insomma del suo territorio. E poi le tante novità che questa edizione porterà all'interno proprio della fiera. Intanto tornerà lo spazio dedicato al cash and carry, che ha avuto grandissimo successo anche nelle passate edizioni, tanti i momenti di connubio tra oro e moda che insomma ormai rappresentano davvero anche il futuro di questo settore. E l'altra importante novità è la Gold Card, una carta appunto tutta d'oro che permetterà di avere degli sconti particolari in oltre 200 esercizi commerciali del territorio aretino, una iniziativa targata Confcommercio che poi ha avuto il favore ovviamente anche del presidente di Arezzo Fiere e Congressi e che verrà data proprio a tutti gli ospiti di Oro Arezzo che saranno appunto in città per questi 3 giorni. Non rimane dunque che aspettare il taglio del nastro di Oro Arezzo 2014.